costi e di qualità. Inoltre, per le vostre serate, proponiamo menu personalizzati a prezzi speciali da condividere in un ambiente ideale anche per cerimonie, compleanni, pause pranzo, cene di lavoro e occasioni di incontro. E se volete gustare le nostre specialità, disponiamo di un servizio take away sia per la pizza che per i nostri piatti. Ristorante Pizzeria Piazza Ricci, a Pesaro, in strada dei Pioppi 16/1, vicino al Mercatone 1. Per info e prenotazioni chiama allo 0721 21 326. Buonasera, buonasera a tutti. Frank naturalmente parla con i suoi amici, giustamente, anche perché si stava preparando all'evento. Sono 17 volte che ci incontriamo quest'anno, come al solito siamo a Piazza Ricci, ristorante pizzeria che è già pieno, speriamo che poi ci sia posto per noi per mangiare qualcosa, Frank, e vi vado a presentare subito i nostri amici. E c'è appunto Frank Fabbri, che voi conoscete da tanto tempo. Buonasera a tutti. C'è poi Andrea Alessandro. Andrea Alessandri, che è Alessandro Angeloni. Scusate, ho fatto un po' di macello, anche perché avevo nella testa qualcosa di bello, nel senso che vi devo presentare un americano, un signore americano. Un certo Mel Gibson, vero? Mel Gibson, perfect. No, non è Mel Gibson, ma è Mel Galli. Oggi facciamo un po' di confusione bene, siamo noi. No, l'ho fatto appositamente proprio perché Gibson è un personaggio molto conosciuto, un attore americano, quindi ho voluto così scherzare un po' sul fatto di fatti. Ecco, io Fabri comincerei proprio subito con Mel, ovviamente con l'aiuto di Andreoni, dal momento che io inglese proprio non ne parlo, un po' di francese, ma l'inglese no. No, ecco, ma Alessandro Angeloni, lui invece è un inglese che... Lui sì, ha trascorso 3 anni a Bristol, ha fatto dottorati, quindi oltre ad essere un gran giocatore quindi, per lui. Ringrazio Alessandro. E andiamo subito con Mel. Qual buon vento l'ha riportato a Pesaro? Perché lui c'è già stato a Pesaro. How are the reasons that bring you here again? Well, I think the reason I'm back here again is that I made so many good friends here, and I love the location of the Pesaro. I love being by the sea, and I really enjoyed my time last year, so I knew most of the players that were coming back, knew Frank and Ollie and the rest of the group. Traduction. Sì. Ha detto che è tornato qua perché qua si è fatto tanti amici. Gli piace molto il posto, Pesaro, gli piace stare sul mare, come lui, aggiungo io, sta a San Diego sulla spiaggia, e quindi quando ha saputo che noi avremmo fatto la terza divisione si è proposto. Quindi lui a San Diego praticamente ha partecipato a Baywatch, quelle cose lì. È presente Baywatch in San Diego? Without a doubt. Senza dubbio. That's my day job. È il lavoro che fa di giorno. Day job. Ok, abbiamo rotto il ghiaccio con Mel Galli. Vi ricordo che a sponsorizzare questa trasmissione sono la Rema Tarlazzi di Franco Cossiri, Piazza Ricci appunto, IFI e CNA. Allora andiamo da Frank. Frank, che nel mondo del football americano c'è dentro da una vita. Poi faremo parlare anche Alessandro perché ne ha davvero tante da raccontare. Ma con Frank vorrei sapere cosa è successo agli Angels. Gli Angels sono diventati angeli più piccoli, però molto molto interessanti, perché hanno diciamo così mirato ad un futuro che dovrà essere brillante, con tutti ovviamente i problemi che ci sono.
Beh, senza dubbio, siamo qui a parlare anche perché la realtà continua a Pesaro e vogliamo farla continuare. Noi, io e Alessandro, nel 2006 insieme ad altri amici abbiamo riaperto il football a Pesaro, Pesaro che mancava da più di 15 anni, e l'abbiamo riaperto con tanti stimoli. Abbiamo creato giovanili, abbiamo creato una prima squadra, siamo partiti dalla terza divisione e negli anni abbiamo vinto subito la terza per poi passare in seconda e continuare il nostro progetto di migliorare. Nel 2015 ci siamo accorti che facevamo fatica, ci siamo uniti insieme a un'altra squadra di Forlì nel 2016 per fare un campionato insieme come UTA Pesaro, e abbiamo visto che in un batter d'occhio abbiamo fatto uno squadrone e siamo andati in Serie A. Serie A c'è stata a pennello, abbiamo fatto due stagioni fantastiche, fantastiche, nessuno ci ha retrocesso, però io e Alessandro ci siamo visti a fine stagione stanchi e ci siamo detti ok, ritorniamo a riconquistare quello che Pesaro ha diritto di una squadra nella sua storicità. La storia diceva che gli Angels dovevano stare a Pesaro, avevamo il football a Pesaro ma non era Angels, quindi siamo ritornati dalla terza divisione con più voglia e più stimolo, però avremo tutto un bel cammino da fare. Frank, gli Angeli pesaresi che sono nati molti anni fa con un appassionato, mi ricordo Maurizio Terenzi, che siete partiti con lui in pratica, no? Poi dopo varie vicissitudini hai trovato il tuo amico, tra virgolette, Ranocchi, che è ancora con te. Ma guarda, gli Angels sono nati nel dicembre dell'81, io avevo 11 anni, però già hanno costruito una storia veramente importante, non solo a Pesaro ma proprio in Italia, quindi hanno partecipato ai Super Bowl, cioè le finali scudetto nell'85-86, portando proprio a Pesaro anche un Super Bowl, mi ricordo, nel 1983, e portando proprio il Benelli anche a riempirsi più della Vis, quindi era una cosa veramente bella in quegli anni. E grazie al football pesarese io e Ale ci siamo conosciuti circa intorno al 1989 nelle giovanili degli Angels e abbiamo fatto un percorso veramente importante, era ora di amicizia. E ecco perché siamo ancora qui a parlare di football. Oh, c'è da dire che Alessandro, questa è una domanda che gli rivolgo molto molto volentieri, è un giocatore che ha fatto la sua carriera sicuramente importante dal punto di vista del giocatore, poi vabbè dopo tu l'hai rovinato, l'hai coinvolto nella società, però voglio dire, raccontaci qualche aneddoto e qualcosa dei tuoi campionati che ti ricordi con... Ah, dunque, dopo gli anni bellissimi che abbiamo passato negli Angels, che sono finiti nel 93, io come anche Frank e tanti altri giocatori pesaresi abbiamo cominciato l'esodo verso altre squadre, chiaramente, perché non era facile continuare questa passione. Quindi io sono andato a Bologna perché studiavo a Bologna, Frank è andato a Ancona con altri giocatori. A Bologna io ho vinto il campionato, siamo andati nella finale del campionato europeo, quindi una Champions League, diciamo, nel football, che cioè, a Stoccarda davanti a 15.000 persone, cioè cose che diciamo che un giocatore fa bene la pelle d'oca, dai. Sì, diciamo per un giocatore di football che gioca adesso, gioca davanti a 300, 500, 1.000, 2.000 persone quando va bene, questi palcoscenici, diciamo, uno sport povero come il nostro, amatoriale, diciamo ti gratificano molto, quindi ho avuto molte gratificazioni, devo dire, anche con la nazionale, insieme a Frank, abbiamo giocato insieme negli europei e nei mondiali del 99, anche quello è stato un'esperienza bellissima, Palermo contro il Messico, contro le altre squadre del mondo, quindi diciamo ci sono tanti aneddoti, tante cose belle, ma non per ultimo è stato anche riaprire gli Angels, perché è stato bello ritornare nella città, andare a allenarsi vicino casa insieme agli amici della città, quindi è tutto un percorso veramente lungo che mi ha portato anche all'estero, mi ha portato in tante città eccetera, però alla fine è stato bello, è bello aver iniziato la carriera qui. Carriera, sì, carriera si può chiamare. Beh, carriera, perché no? È sempre uno sport amatoriale e finirla qui, tra l'altro nello stesso ruolo che non è il mio, perché io ho sempre giocato running, però ho iniziato come quarterback e adesso finisco come quarterback, diciamo, mi piace come cosa, insomma.
volevo aggiungere il perché lui dice finirla, perché nel football americano c'è una data, sì, nel senso, c'è un'età. Un'età. E nel senso, a 48 anni, Ale, devo dire quanti anni ha, scusa se te lo dico, sembra però sei un ragazzino. Lo so, infatti è così, a 48 anni lui dovrà smettere. Okay. Allora lui dice devo smettere, non ha proprio una voglia, perché io è da 10 anni che gli dico stai con me in scrivania e costruisci, però lui costruisce e gioca, quindi per lui che ha record su record anche a livello nazionale è una sicurezza. Per me il Galli, è abituato a un altro sport, diciamo, dai, tanto fra l'America e l'Italia c'è una differenza enorme. Palcoscenici diversi. Voglio dire, ecco, prima tu parlavi, Ale, della povertà, tra virgolette, del nostro sport in Italia, mentre lui è abituato ad altre cose, certo. È abituato, come dire, ad altre platee, è abituato, non so, abituatissimo, comunque in America si fa Super Bowl, dove il calcio americano, il football americano è la cosa più importante del mondo per quel giorno. Certo. Quindi lui come si adegua a questa realtà che è completamente diversa da quella che vive lui? Lo chiediamo a lui, no? Sì, certo. How do you face the reality of football in Italy that is like not like in America, you know, money, people, professionalism. In Italy is different. How do you think of, what do you think about this? Actually, I don't treat it any different. I coach the Italians just like I would coach the Americans. They're all people trying to compete, and my job is to bring the best out of them. And because football is different, it's physical. It's about hitting. You have to have a different attitude, and that's what I sell. Lui dice che a lui non interessa il livello o se è ricco o povero, lui allena allo stesso modo, cioè lui allena della gente che deve competere, quindi deve tirare il meglio fuori dai giocatori, non importa di che livello e di che nazione, perché questi devono colpire, devono vincere, devono giocare, e quindi per lui è uguale. Tra diciamo che è una missione, dai, sì, una cosa che lui prende. Diciamo che lui ha già allenato 10 anni in Italia, quindi infatti, conosce il football italiano. Infatti ha fatto Catania, Torino, Bologna, no Frank? Sì, sì, sì. Però dobbiamo interromperci perché abbiamo una telefonata. Sì, esatto, buonasera innanzitutto ai nostri ospiti, buonasera agli ascoltatori che ci stanno anche vedendo sulla nostra pagina Facebook e ascoltando attraverso il nostro sito. Vi ricordiamo la linea per le vostre domande, 366-4865-256. La prima domanda è per il presidente, per Frank. Giambattista ti chiede, cosa devono avere i ragazzi in testa ogni minuto che stanno in campo? Beh, la concentrazione o la battuta è il casco, però la concentrazione sicuramente è di affrontare una bella partita. Casco. Il casco sicuramente, perché se non arrivano a una partita di football senza casco è grave, però la concentrazione, e questa sicuramente gliela portano i coach, perché ricordiamoci, noi entriamo in campo, ma prima di arrivare in quel campo dobbiamo fare chilometri e chilometri per arrivarci. Nel senso, se giochiamo in casa ci vediamo 3-4 ore prima, e se dobbiamo giocare come giocheremo a Comacchio sabato, questo sabato, dobbiamo partire la mattina presto per giocare la sera tardi, perché la concentrazione nasce anche da quando si entra in un pullman. Allora, un'altra domanda che è arrivata proprio in questo istante è per tutti e tre i nostri ospiti. Dennis vi chiede, a parte il football americano, seguite altri sport? Vai Ale. Alessandro? Ma io non seguo molti sport a parte il football americano, anche perché tra lavoro e figli e tutto, alla fine anche il calcio ho un po' abbandonato per dedicarmi al football, quindi direi che io non lo seguo. Però vogliamo chiedere Mel, a Mel. Sì, sì, certo. Mel, do you follow other sports other than football? I'm an avid sports fan. Being from Southern California, I follow college and pro basketball. I'm a huge Laker fan. Basketball, huge basketball. Love baseball. And when I'm here in Italy, I love the Champions League. Quando lui è qui gli piace molto guardare la Champions League di calcio, ma quando è là, chiaramente essendo del sud della California, lui è un grande fan dei Lakers, del basket e anche del baseball, anche del college basket, dice. Frank. Io rispondo che, vabbè,
Diciamo che il basket è il mio secondo sport, perché l'ho praticato fino all'età quasi di 16-17 anni, seguo molto la VL, faccio il tifo, ma mi piacciono tutti gli sport, anche ho degli amici nel rugby, nel baseball, e i miei figli, uno fa il triathlon e l'altro gioca a tennis, e quindi diciamo che Pesaro ha la possibilità di fornire tanti sport, quindi è una città veramente... Vabbè, diciamo, Frank, è uno che fa il triathlon, vuol dire che l'hai dotato di un bel fisico, eh? Perché per fare il triathlon ci vuole un fisicaccio. Sì, ma se lo costruirà, se ha voglia, se avrà la testa. Io sicuramente l'unica cosa che gli posso dire è che quando inizia uno sport deve continuarlo almeno nel suo anno solare. Poi chiaramente sono ragazzini, cioè 12-13 anni, non possiamo dirgli per forza di fare quello sport, quindi si deve divertire. Ale, chiedi... Sì, eh. Giustamente anch'io seguo il rugby, perché andiamo insieme a vedere il rugby, perché quello mi piace, tanti amici lì. Sì. Ale, dicevo, chiedi a Mel come sono state le sue prime, cioè non le sue prime, le esperienze passate a Torino, a Bologna e a Catania. Do you want to tell us something about your other experience in Italy, like Turin, Catania? I think that's what's been fantastic for me, is to visit the different regions. Like I loved Turin, I loved the wine and the meat products there. I love the great weather down in Sicily. Yeah. And I love in Bologna, the food and the... medieval city was just so enjoyable. I learned so much, and all the people wherever I've been have just been fantastic. Lui dice che dappertutto intanto la gente è stata sempre bellissima con lui, sono sempre trovato molto bene, ma poi lui piace molto viaggiare, quindi vedere posti nuovi. Gli è piaciuto Torino moltissimo, ma anche il vino, lui è un grande estimatore di vini, il vino, il cibo, e a Catania il tempo bellissimo, quindi anche lì si è trovato molto bene, ma anche a Bologna, anche lì il cibo, le persone, quindi, e le città medievali che lui piacciono molto, quindi lui, essendo un viaggiatore, poi certo, apprezza molto andare in posti diversi. Dovremmo avere ancora una telefonata, però prima vorrei chiedere un'altra cosa a Mel. Come gestisce il fatto climatico? Lui in California è abituato ad avere un clima mite per tutto l'anno. Da noi c'è la neve, si va sotto zero, lui no. Mel, how do you face the weather differences between here and San Diego, especially in winter? Especially the last season. Last year was tough. But February, March were really rough. And February, this has been a very pretty nice February here for Italy in general. But, you know, but it begins to change, believe me. Last year, end of April and May and June, man, this was the greatest spot. Di Ale, nel corso di una partita con un freddo sotto zero, come reagisce lui? Riesce ad essere lucido o magari? There's a game with a very low temperature. How do you face this? You know, you're okay or really? You know, after being involved in football for 50 years plus, I've coached in snow. I've played in very cold weather. In fact, once things start, whether it's practice or a game, I don't even think about it, other than the win, maybe. Dice che ha allenato per 40 anni, 50 anni, quindi ha allenato col freddo, giocato col freddo, con la neve, col sole. Lui dice che quando inizia, poi dopo lui non si accorge più del tempo. Poi c'è l'adrenalina che fa sparire tutto. Sì. E poi lui ha detto che qui invece l'anno scorso è stata molto dura, perché marzo è stato molto freddo, febbraio. Però quest'anno ha detto che come febbraio non è male, e poi dopo quando arriva aprile, maggio, giugno, invece qua si sta benissimo. Ci abbiamo una telefonata. Sì, una domanda per Mel che viene fatta da parte di Marco. Quali ruoli dove avete più carenze e quali invece in cui avete più garanzie? Ok. He said which are the position where we are better in the team and which are the ones we are. Caro Fabri. Actually, I think the in Italy the best positions that I've seen are on the offensive line, defensive line. I think the linebackers are pretty good. I think the ones that are really hard
on Italians because they weren't raised, they didn't grow up starting at 8 years old playing football, is probably the real skilled ones like quarterback, receiver, some of the DBs, maybe running back a little. And that's just out of lack of experience. And you can't teach somebody skills in a few practices. Lui dice che lui dice in Italia, quindi intende, non so se lui intende per la nostra squadra o in Italia. Sì, comunque, intendeva sì per la vostra squadra, ma comunque. Ah, in Italia lui dice che le buone posizioni, ha visto buone posizioni nelle linee d'attacco, di difesa, nei linebacker, però lui ha detto che siccome abbiamo poca esperienza, ci alleniamo di meno, poca, e quindi le posizioni con più skill, cioè quelli dei giocatori più diciamo con più competenze come i quarterback, i ricevitori, i running back un pochino e qualche defensive back, da noi è più difficile impararlo bene perché non abbiamo esperienza. Allora, questa non è una domanda ma è un monito di un nostro ascoltatore, vi scrive semplicemente Forza Angels. Forza Angels, forza Angels, sempre, questo sempre. E quindi, anzi, quindi, posso approfittare? No, no, perché prima mi devi fare una cortesia, allora, Fabri. Va bene. Frank, qui ci abbiamo Milano con 32 punti, abbiamo la Raycor 26, poi seguono, metto gli occhiali perché se no non leggo, seguono Brindisi, Cremona e Avellino con 24, Varese 22, Bologna 20, noi siamo relegati al quart'ultimo posto con 12 punti, Pesaro e Torino 12, Pistoia e Reggio Emilia 10. È una classifica, non dico bruttissima, però è una classifica che presuppone vincere andando avanti, vincere spesso. Ma guarda, la VL, l'amico Ario e Stefano Cioppi stanno facendo delle cose... Ci è arrivato un americano oggi, un altro americano, Mark Lyons. Hanno preso Boniccioli come allenatore che sicuramente ha dato e darà una carica lavorando bene, certo. Diversa. E dobbiamo sperare senza dubbio a una salvezza sicura, che quella deve per forza arrivare perché stanno costruendo bene. E poi chiaramente il dio denaro che, ahimè, se vediamo sempre l'Olimpia Milano arrivare sempre in alto è perché sicuramente ha un portafoglio diverso da quello che può avere Pesaro. Guardiamo il calcio, vediamo altri sport, è sempre il denaro che fa la padrona. Poi parleremo anche di calcio. Però, chiaramente per me la VL sicuramente ha bisogno di un main sponsor importante, e ha bisogno di un'ossatura societaria. Anche che lì ha. C'è intrufolato il tuo amico Ranocchi. Sì, Giovanni parte dal presupposto che lui è uno sportivo. E lui negli anni miei, quando sono arrivato, era con la Team System e poi dopo ha lasciato il football perché ha chiuso. E poi ha detto vado a Bologna. E a Bologna c'era Carlton Myers. Lui c'è una storia importante. Sicuramente. Però non può essere Giovanni Ranocchi il salvatore della VL. Certo. Quindi stanno lavorando bene, io ti farò sempre VL. Comunque si gioca domenica prossima alle 20:45 contro Brescia ed è una partita molto 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 importante, quasi. Fondamentale. Gli altri incontri, quelli che ci possono interessare, sono Varese e Reggio Emilia, sì. Qui dovrebbe vincere almeno sulla carta Varese. Varese. Poi c'è Pistoia Trieste, questa sarà una partita durissima dal momento che Trieste avrebbe i numeri per vincere a Pistoia. Pistoia che tra l'altro ha acquisito un paio di giocatori ultimamente, mi ricordo l'ex pesarese Crosariol. Sì, poi hanno preso un americano, Mitchell mi pare, Tony Mitchell, che domenica non dovrebbe giocare perché non fanno in tempo a tesserarlo. Poi ovviamente Milano-Torino dovrebbe essere appannaggio di Milano, anche se non si sa mai, basta guardare le Final Eight. Ma posso invece spostarmi in un'altra lega, certo. E fare i complimenti a Franco Del Moro. Grande. Io guarda, lo faccio pubblicamente perché Franco Del Moro lo inviteremo presto. È un amico e sicuramente glielo devo. Cioè è andato a vincere a Bologna di un punto e poi in questo weekend ci saranno le finali di Coppa Italia a casa sua. E quindi in bocca al lupo a lui,
la sua passione e a tutto il movimento, perché chiaramente stiamo parlando delle Marche. Sì, Montegranaro è partita da zero. Guarda, basta essere così, propositivi, passione, poi chiaramente, ripeto, il dio denaro può aiutare. Guarda caso, chi ha soldi e ha testa può investire, può far crescere dei movimenti veramente importanti. Certo. Noi cerchiamo di farlo perché abbiamo le qualità anche col football americano. Certo, prima di parlare di calcio velocemente della nostra cara di Spesaro, io vorrei sapere qual è la vostra casa dove ballenate, dove lavorate, dove vi siedete intorno a un tavolo, dove ci sono dei discorsi fra amici, dove fate strategie, dov'è? Bella domanda, ahimè, dico ahimè, fino a ieri avevamo in gestione, grazie al comune, un campo, un capo Caprilino, la zona di Tombaccia. Caprilino. Col tempo ci siamo accorti che non era giusto per il nostro movimento, nel senso che era un campo esondabile, quindi non potevamo costruire niente, un campo senza fondo e non potevamo costruirci niente. E purtroppo gli allenamenti, 2-3 allenamenti a settimana per il football americano, arrivano le piogge, arrivano la neve, arriva la palude del campo, perdevamo gli allenamenti, e specialmente in Serie A, dove chiaramente avevamo giocatori non solo pesaresi ma quasi da tutta Italia, americani, perdere dei soldi non andava bene. Quindi adesso invito tutti i ragazzi che vogliono vedere gli allenamenti di football americano tutti i mercoledì e il venerdì al campo del Muraglia, dietro la Casa del Popolo. Lì ci alleniamo dalle 20:30 alle 23, e quindi venite, così potete anche parlare con il coach, vedete il coach americano, parlare con noi perché stiamo costruendo qualcosa di importante. Non solo nelle scuole, dove certo. Andrà il coach Melgalli a proporsi proprio come insegnante del flag e del football, ma anche in campo potete vedere, quindi assaporare qualcosa. E quindi grazie anche al Muraglia Calcio che ci ha ospitato, chiaramente non gratuitamente, però certo, ci ha ospitato, certo, cosa certo. Già importante, e quindi siamo lì. Allè. E chissà se un domani... Certo. Di trovare sì, un'altra sì. Casa. Ale, io spiegherei qualcosina a Mel, perché lui ha parlato di Mel che andrà nelle scuole e compagnia bella. He said that you are going to the school and teach the kids football, so the people is can be interested in also an American that speaks in American and with a big experience in football and stuff like that. To let you know. Sì. Yes, my experience when I travel in Italy, where I've coached in Catania or Torino or in Bologna, is that learning English is really important in the schools in Italy. Most kids are required to take it. Therefore, the teachers are excited about having somebody come in and just speak. Of course, when I speak, I talk about football. And so it gives me an opportunity to introduce the game while they're also listening to somebody speak English in the American style of English also, which is a little different than the Brit. So it gives me a great opportunity. And plus, they like to ask other questions. I remember 2 years ago, I was in Turin, and everybody was asking me, is Trump going to be president? That was the number one question wherever I spoke. I says, no chance. This guy is never going to make it. I guess I lied. Allora, ha detto che lui ha avuto esperienza anche in altre città, Torino, Bologna, Catania, di andare nelle scuole. E la cosa che ha sempre entusiasmato gli insegnanti era di avere una persona che parla inglese, tra l'altro un inglese americano che è anche diverso da quello inglese, sì. E quindi già solo per il fatto che lui parlasse agli studenti per loro era importante, perché qua chiaramente è molto importante nelle scuole imparare l'inglese, giustamente. Poi voleva dire un'altra cosa che lui diceva sempre 2 anni fa, gli chiedevano sempre ma Trump vincerà le elezioni, diventerà presidente, lui non c'è speranza, proprio sognato che non succederà mai. Erano molti gli americani a non crederci. Senti, io chiederei a Mel, qual è la differenza che trova, o che ha trovato,
nel suo girare per il mondo, le differenze atletiche proprio fra i personaggi che lui incontra e allena in America e quelli per esempio che ha allenato in Italia. Cioè fisicamente credo ci sia una differenza, non dico enorme, ma comunque notevole. Anche perché lui avrebbe a disposizione anche ragazzi di colore che sono non fisicamente più dotati. Sono anche qua, però. Sì, sì. Which are the differences in the athlete you coach here and around the world, the differences on athletically speaking? I really don't think there are any differences myself. I think people love to play. Doesn't matter what sport, they love to play. And just look at the results in the Olympics. I mean, they're from Italy, they're from everywhere in this world. There are young people that like to play, and it doesn't matter what country they are, there are good athletes, believe me. Lui dice che i buoni atleti sono dappertutto, perché quando uno ha la passione non importa che sport fa. Infatti basta guardare le Olimpiadi, ci sono buoni atleti italiani, buoni atleti di tutto il mondo, quindi quello non c'è differenza, dice. Però gli atleti di colore sono più veloci, magari più o no? He said if black color guy are faster than well, you know, basically it's all about opportunity. Now it just so happens, I don't want to get into genetics argument, but be honest with you, genetics is very important. I mean, if you're big and strong, you're big and strong. If your genetics say you came from a place that ran to survive, you're probably going to be a better runner. Just look at the results in the Olympics. That's what it is, you know. Sì, quello è un fatto, cioè che alcuni atleti di colore siano più veloci, è vero, però ci sono per esempio quelli, se uno è grande grosso, cioè geneticamente uno può essere avvantaggiato, sì, però sì, poi sì. È questione di opportunità. Prego. I'll say one more thing. As a coach, we do profile. come cosa lo studiano i profili atletici, quindi... Bene, abbiamo ancora una telefonata. Abbiamo sì una domanda per Frank e Yuri ti chiede con quale aggettivo il presidente definirebbe Mel? Ah. Un aggettivo? Un aggettivo Mel è un gentiluomo. È un gentiluomo, infatti. Un gentiluomo. Allora, senti Frank. I just say it coach a gentleman. It's perfect for me. Oh, Frank. Gentleman is outside, inside the field. Ci mancano 7 punti. Parlo della Vispesaro. Ci mancano 7 punti per poter finalmente, non dico rilassarci un po', ma quantomeno essere tranquilli per avere la salvezza in tasca. Una squadra che è partita benissimo, che è stata addirittura terza, seconda in classifica. Poi sono arrivate una serie di sconfitte che l'hanno relegata all'11° posto. Ti dico, mancano 7 punti solo. Ma guarda, anche qui ho dei diversi aneddoti da raccontare per la Vis che seguo. E prima di tutto ho un gran rispetto per Guerrino Manuori, che anche lui ha aiutato tantissimo il football americano e ci ha ospitato al supplementare. E poi noi come football americano abbiamo allenatori e giocatori che arrivano da Fano e hanno proprio questa passione per i Panthers e per la Juventus Alma e Fano, e quindi ci divertiamo tra di noi a sfotterci tra Fano e Pesaro e seguiamo con rispetto anche la disciplina del calcio. I 7 punti, prima di tutto dobbiamo vedere un attimo il bicchiere mezzo pieno, cioè 33 punti per la Vis Pesaro è tanta roba, però chiaramente siccome 2-3 mesi fa si sognava di arrivare anche a vincere un campionato, perché vedere in alto un Pordenone sì. Mi fa solo sorridere, però lo dico, va bene, già la Triestina è una società meno storica e si è sentita molto di più, però questo Pordenone che per me, anzi quando sì, al lavoro per le fiere ho detto basta. Frank, detto... anche qui per esempio ci sono delle incongruenze, poi dopo i campionati mettono in moto tante cose. Per esempio la Ternana ha 33 punti esattamente come la Vis Pesaro
e la Ternana era una di quelle, delle poche papabili per fare il salto di qualità, e invece lì a 33 punti con la Vispesa. Si giocherà domenica contro la Virtus Verona, una partita importantissima, tre punti pesantissimi, certo, per aggiungere appunto quella quota, e poi vedremo in qualche modo di risolvere la situazione di Pesaro. Ma sicuramente lo sport pesarese va sempre forte. Per quanto riguarda invece il calcio a 5, poi abbiamo finito, poi dedico tutto il finale a voi. Non c'è problema, si parla di sport. Abbiamo l'Acqua e Sapone con 40 punti, l'Ital Service 35, 32 Maritime di Augusta e Real Rieti a 31. Quindi voglio dire, noi abbiamo una squadra in Serie A, seconda in classifica, ci saranno i play-off, poi ci saranno gli incroci, quindi la squadra di Lorenzo Pizza e Colini è ancora in corsa per vincere quello che vogliono vincere, perché non lo nascondono, loro vorrebbero vincere il campionato. Ma scherzi, io Lorenzo Pizza lo conosco bene, ci vediamo spesso anche magari in palestra. Lorenzo, cioè, è il cosiddetto main sponsor che tutte le squadre societarie lo vorrebbero. Lui ha fatto sì del calcio a 5, è una disciplina veramente importante, la RAI che viene a Pesaro per far vedere delle dirette, pubblico che va a vedere il calcio a 5, disciplina che 5-6 anni fa... Pizza pieno, che non guasta. No, assolutamente, gli faccio in bocca al lupo anche l'Ital Service perché se lo merita, ho visto che hanno costruito... Sì, grande impegno di un grande Lorenzo impegno, Pizza. Ma anche della moglie, certo, ho visto certo. Tante... Ci danno da fare, sì. Ci danno molto da fare, hanno uno staff. Sicuramente lì hanno costruito molto e nel costruire hanno il loro vivaio e come dobbiamo essere noi, certo. Dobbiamo costruire un vivaio. Prossimo incontro, l'8 di marzo, Ital Service Eboli. Eboli nell'andata, nel girone di andata, segnò 7 gol al Pesaro. Però Pesaro adesso ha preso un po', diciamo così, no, l'andazzo giusto. No, stava costruendo, stava bene. Io mi associo ovviamente a Frank per quanto riguarda il futuro di queste nostre società e chiaramente speriamo il massimo, il meglio possibile. Torniamo agli angeli, questi angeli che hanno fatto sognare tanto negli anni scorsi, c'erano delle domeniche che veramente si aspettava per andare a vedere giocare la vostra squadra. Beh, il football poi americano, un po', sì, poi... senza dubbio il football americano negli anni 80 lo faceva la padrone. Ma ricordiamoci che lo faceva padrone semplicemente perché anche su Italia 1 Dan Peterson commentava le partite, quindi già a livello mediatico io, quindicenne, guardavo Italia 1 e vedevo le partite di football americano. Non è come adesso che magari possiamo vedere tutti gli sport in tutti i canali del mondo. Lì c'era concentrato il football e c'erano dei grossi sponsor, Maxicono, la 3M, Armani, adesso anche a Milano l'aiuta, quindi sono cose importanti e quindi noi dobbiamo far sì che lo sport sia un trampolino di vita per tutti i ragazzi che vogliono iniziare a giocare questa disciplina. Poi chiaramente, ripeto, Pesaro ha questa gran fortuna di avere tante realtà sportive e quindi i ragazzi si devono muovere per giocare a qualsiasi sport. L'importante è muoversi e divertirsi, chiaramente. Dopo però è colpa dell'allenatore se non si diverte. No? E io direi, Mel, diamo se ci può raccontare una serata, quella del Super Bowl in America. Cosa succede? What's happening in the Super Bowl night in America around? It's probably the biggest holiday in America. They sell more beer, more food, and even if you're not a football fan, you still go to somebody's home and celebrate. It's just, it's a national happening. Come si dice, a billion people in television? Yes, it's so big. The halftime show is rated one of the most watched shows. The national anthem, it's just everybody watches the advertisements. Maybe bigger than the game, you know. It's an anche un grande experience. Business, anche un grande business. Oh, ridiculous. Sono ancora più importanti della partita. Si ferma il gioco per la pubblicità. It's,
They're stealing, man, sì, I'm telling you. Tocca a te, Alessandro. Più birra e più cibo di tutti gli altri giorni, quindi so anche uno che non è interessato al football quel giorno va dagli amici a guardare la partita, tutti si fermano. Mel. Consideriamo che anche noi a Pesaro lo guardiamo e siamo tutti insieme a mezzanotte e finiamo alle 5 la mattina. Allora Mel, adesso devi scendere di uno scalino. Parliamo dei tuoi ragazzi pesaresi. Cosa hai a disposizione? Players. What do you got? Our players? I think we've got a couple of real good players. I'm really surprised that we have a few of these players are playing. We're in Division 3, nine man, and we have two or three that should be in Division 1. I know they've had offers, but they're extremely loyal to Frank and Ali and the Pesaro area, so they're still here. But yet, that's kind of our situation is we have a number of older players and we have a number of real young players, because most of our real good players left to the Division One Premier League football. But we still have two or three left. We have Jerry, a wide receiver who is, I'll tell you, might be the best player in our whole league, period. And we're pretty lucky to have him. And we have a couple of linebackers that are pretty good, mainstays, but it's a development. It's the contrast is amazing from what we have, our older and younger. It's the middle ground that we're missing. Lui dice che abbiamo dei giocatori veramente forti, cioè ci sono due o tre giocatori che dovrebbero essere in prima divisione, ma e hanno avuto anche varie offerte, però per lealtà nei nostri confronti, nella nostra squadra, eccetera, sono con noi perché gli piace stare con noi. Quindi addirittura lui pensa che un paio siano tra i più forti della nostra Lega in assoluto. Poi ci sono dei vecchi giocatori, dei giocatori molto giovani, quindi abbiamo dei giocatori molto forti e dei giocatori molto inesperti, ci manca un po' nel mezzo, no? L'ossatura un po' media. Però c'è uno sviluppo molto interessante. Però sono dei segnali importanti, Frank. Io volevo chiedervi per chiudere, ma quando vi stancate voi, gli angeli riusciranno ancora ad andare avanti? Cosa c'è dietro le vostre spalle? C'è qualcuno che si impegna, che si dà da fare? Lasciamo stare Ranocchi, che magari sarà ancora lì. Però Frank, Alessandro, gli anni passano per tutti. E quindi ci sarà un futuro, ci dovrà essere un futuro. Come lo vedete voi? Beh, abbiamo fatto questo passo indietro apposta. Bravo. Per essere più tranquilli, con la consapevolezza che devo dire sempre grazie agli sponsor, perciò cito Giovanni Ranocchi, cito Beppe Parato della GLS, Banca Generali, quindi sono Datagest, sono sponsor che non è che sono arrivati oggi nel mondo del football americano, ma sono arrivati da quando noi abbiamo aperto. Certo. Quindi hanno visto che il sottoscritto, Ale e altri ragazzi che stanno intorno a questa squadra ci mettono passione, dedizione e cercano di costruire qualcosa. Facciamo fatica. Perché gli anni crescono, vabbè, è brutto dirsi o bello dirsi, non lo so dove vogliamo arrivare, Ale, però sicuramente vogliamo provarci. Io devo ringraziare, te pensa, ho tre, come li chiamo io, vecchietti, che quando io facevo a 19 anni, facevo le giovanili, mi portavano il tè caldo. Queste stesse persone, uno è suo babbo, Franco, uno è Roberto Boccioletti e l'altro è Gilberto Paci, oggi sono le stesse persone che costruiscono il campo, mettono le righe, fanno tutto per far sì che questi ragazzi possano giocare. Quindi cosa fanno? Cioè, la passione deve darmi solo a me e agli altri la voglia di andare avanti, e quindi noi abbiamo il dovere di lasciare questa disciplina a Pesaro e poi chissà, sperando che qualcuno possa aiutarci sicuramente sia a livello logistico ma anche economico. Ale, quanto tempo sottrai alla tua famiglia, ai tuoi figli?
meglio che non ne parliamo. Intanto che non... diciamo che no, ci siamo... no, questo vale anche per argomento te. Argomento tabù, no? Mia moglie ascolta. Dopo facciamo qua due allenamenti a settimana, perché il terzo allenamento non ce lo possiamo permettere. I ragazzi magari lo farebbero anche, ma noi non possiamo più permettere, perché dopo c'è la partita, c'è per preparare gli allenamenti, andare a prendere, chiaramente gestire anche mail. Quindi tutte cose che si fa con passione, però chiaramente tolgono tempo alla famiglia, che a volte dura. Certo. Bene, facciamo chiudere a Mel. Mel, Pesaro, la città di Pesaro, come ti ha accolto? Come stai? Ti trovi bene? È una città vivibile? Com'è? Non è Los Angeles, chiaramente. What do you think about Pesaro? Well, I've tried to say that through the interview, is that, you know, Pesaro is really a great place. You know why I really like it? One, it's next to the sea, and the weather and the spring and summer and fall is great. But you know what? It's like, I think I'm the only American in Pesaro. And that's actually great, because all I'm seeing is the Italian people and their culture and living their daily lives the way people in Pesaro and Italy live their life. And that is so enjoyable, not to be slammed with tourists. You know, the rest of Europe or America or Asia. It's so nice just to be with the regular people. Lui dice che, a parte quando viene la bella stagione che è bellissima eccetera, a lui piace che intorno a lui non ci sono altri americani o altri turisti, cioè lui vive, e questa cosa gli piace molto, vive con la gente comune, con la gente che vive le loro vite normalmente, è la cosa che gli piace di più, piuttosto che essere in tante città o in posti dove ci sono tanti turisti che magari meno divertente, invece a lui gli piace molto questa cosa, proprio, di vivere le vite normali. Bello, bello. Bene, noi ringraziamo chi ci ha seguito fin qui, che sono, sappiamo che sono tanti, ringraziamo chi ha telefonato, diamo appuntamento per la settimana prossima, giovedì prossimo, ringraziamo ovviamente Alessandro, ringraziamo Frank, ma soprattutto ringraziamo Mel Galli, che ci ha deliziato della sua presenza ed è stato disponibilissimo. Come vedete è un americano di quelli veri, un americano della California, ok? Thank you. Grazie a tutti. Io invece lo ringraziavo proprio a Radio Antenna 3 e i vostri sponsor, che ci danno la possibilità di farci parlare un po' di football americano, e quindi grazie anche a te. Grazie, grazie a voi, grazie. Amico. Arrivederci. Grazie. Il ristorante pizzeria Piazza Ricci è famoso per le specialità di carne e pesce e per le sue pizze cotte nel forno a legna. Venite a provare i nostri menù, sempre nuovi e sfiziosi, affiancati a piatti tradizionali curati e di qualità. Inoltre, per le vostre serate, proponiamo menù personalizzati a prezzi speciali da condividere in un ambiente ideale anche per cerimonie, compleanni, pause pranzo, cene di lavoro e occasioni di incontro. E se volete gustare le nostre specialità, disponiamo di un servizio takeaway sia per la pizza che per i nostri piatti. Ristorante Pizzeria Piazza Ricci a Pesaro, in strada dei Pioppi 16/1, vicino al Mercatone 1. Per info e prenotazioni chiama allo 0721 21 326.